E vediamo subito di presentare un ospite che abbiamo qui in radio, che si intratterrà con noi per qualche minuto, con il quale parleremo un po' di questa scure che dovrebbe abbattersi sui sportelli dei servizi postali. Se ne era parlato tempo fa, anche grazie all'interrogazione che era stata sollevata da una deputata del Movimento 5 Stelle in Parlamento, Patrizia Terzoni. Poi hanno detto che era semplicemente frutto di allarmismo e che non c'era da temere nessuna chiusura degli sportelli postali, anche per via del fatto che questi si trovavano per la maggior parte nel nostro territorio, la nostra provincia, nel cratere. Ma noi ne parliamo un attimo con Thomas Graziosi, che poi è il titolare anche di un'azienda che si occupa di corrispondenza, e qui con noi lo potete seguire anche in streaming video. Buonasera Thomas, ti do del tu, ci siamo conosciuti nel frattempo. Sì, allora, buonasera Stereo, grazie per avermi ospitato qua oggi e vediamo un po' agli ascoltatori. E vediamo un po' quello che potrebbe accadere, no? Perché è vero che ci danno assicurazioni che nulla accadrà, cioè che il disservizio non dovrebbe esserci, però quando comincia la cosa a muoversi e quando si comincia a parlare di chiusura di sportelli, poi prima o poi qualche cosa accade. Intanto si dice che tutto questo è perché le poste italiane vorrebbero un po' razionalizzare e organizzare meglio il servizio. Quando si parla di razionalizzazione si parla generalmente di risparmi, cioè di tendere a minori costi, e questo non è mai non va mai a beneficio, diciamo così, dell'utente, che poi si vede magari recapitare la posta a giorni alterni, come potrebbe accadere, e magari anche con ritardi che potrebbero essere molto disagevoli o comunque lesivi nei suoi confronti, perché naturalmente avere una posta in ritardo significa spesso avere un bollettino che si deve pagare con scadenza, quando già magari questa scadenza è intervenuta. Allora, cosa c'è di vero in questi servizi postali che dovrebbero essere chiusi, almeno alcuni sportelli, sempre per via di questa razionalizzazione? C'è qualcosa di vero o no? Beh, purtroppo sì. Ecco, purtroppo siamo bene. In effetti già da 2 anni in tutta Italia è iniziata la riorganizzazione di Poste Italiane. Qua al centro Italia era stata momentaneamente congelata a causa del terremoto dell'anno scorso. Ah, se no doveva partire già l'anno scorso. Doveva essere già partita, sì. Ora, i dati ci dicono che in provincia di Macerata ci sono 52 uffici a rischio, o rischio chiusura, o comunque un ridimensionamento anche dell'orario d'apertura, soprattutto chiaramente nei paesi un po' più piccolini, che sono proprio quelli che nell'entroterra sono stati maggiormente colpiti dal terremoto, quindi se vogliamo dirlo anche un po' un controsenso, già stanno in difficoltà, se andiamo anche a togliere un ulteriore servizio. Infatti, come eventualmente potrebbero fare in assenza di uno sportello, fare chilometri e chilometri per arrivare all'ufficio postale più vicino? Purtroppo sì. Non c'è nessuno che passa con la motocicletta come avveniva? Allora, in realtà qui si divide in due, perché il privato spesso non ha altre soluzioni, mentre l'azienda o comunque il professionista può richiedere l'intervento di operatori privati che magari a domicilio si preoccupano di andare a ritirare la corrispondenza. Il punto è che soprattutto magari le persone anche un po' più anziane che hanno difficoltà a spostarsi o comunque non conoscono tutti i servizi nuovi e gli operatori privati potrebbero trovarsi da un giorno all'altro con delle difficoltà. Ecco, ma il fatto poi magari di dover ricorrere a un servizio supplementare, cioè di un'agenzia magari che si fa carico di ritirare questa posta, significa aumentare i costi anche per l'utente di questo servizio?
Non che... è detto, no. Questo dipende dall'agenzia. Ci sono diversi tipi di agenzie. È chiaro che dipende anche dove è situato chi richiede il ritiro. Però normalmente il servizio di ritiro può essere erogato anche gratuitamente. Questo, ripeto, dipende sempre un po' dall'agenzia a cui si rivolge. È anche vero che... Ma quando parliamo di agenzia parliamo di strutture private comunque. Strutture private, sì. Ma Poste Italiane non ha previsto nulla per... Poste Italiane, a parte che anche Poste Italiane ormai... È un'agenzia privata. È quasi privata, diciamo, non del tutto, ma è stata privatizzata. È stata acquisita da un gruppo straniero. E... Mi chiedevi, scusami? No, dico, anche Poste Italiane, nel momento stesso in cui decide di chiudere i sportelli, non ha un'organizzazione alternativa che possa, diciamo così, alleviare il disagio? Purtroppo no, perché quello che i dati ci dimostrano è che l'interesse di Poste Italiane è dappertutto meno che sulla corrispondenza. Quindi stanno sempre di più potenziando il loro ramo bancario, il loro ramo assicurativo, tanto che Poste Vita, che è un ramo di Poste Italiane che si preoccupa di assicurazioni sulla vita, è quello più grande tra tutti gli tra tutti gli assicuratori. Quindi Poste Vita, ramo di Poste Italiane, quindi ha il maggior numero di premi pagati. Quindi ci si recherà all'ufficio postale, adesso ci si reca già, magari più per parlare con il direttore per vedere che tipo di assicurazione fare, non soltanto per la vita ma anche pensionistica, più che magari per andare a spedire una raccomandata. Assolutamente sì, e basta vedere in un qualsiasi ufficio postale il tipo di comunicazione che fanno, quindi i cartelloni che ci sono attaccati o anche le brochure informative riguardano tutte, è vero. Conti correnti, prodotti assicurativi, e notizia di una decina di giorni fa, stanno preparando un piano anche per l'RC auto, cosa che attualmente non fanno, ma si stanno, cioè le loro energie, la loro risorse anche economiche sono tutte direzionate là. Se guardiamo anche le nuove assunzioni, sono tutte inerenti a consulenti finanziari, consulenti assicurativi, promoter, non parlano mai di corrispondenza. Anche fanno anche da gestore telefonico. Fanno anche da gestore telefonico, famosa, fanno un po' di tutto. Che poi non è che funzioni granché bene dalle nostre parti. Purtroppo quando... anche un po' la storia ci insegna che quando uno vuole far tutto poi alla fine non fa bene niente. Ora io mi auguro per i cittadini che non sia così anche con Poste Italiane. Purtroppo i dati dove già hanno incominciato la riorganizzazione ci dicono questo, tanto che in alcuni posti in Nord Italia, chiaramente parliamo di paesini, quindi non di città. Quindi già questa razionalizzazione, chiamiamola così, già è partita in alcune zone, già in opera. Assolutamente sì, cioè a parte il centro Italia, è attiva in realtà in tutto il resto d'Italia. Solo che chiaramente non ne parlano, quindi finché uno non lo vive sulla propria pelle non se ne rende conto. In alcuni paesini si sono visti staccare la luce perché, non sapendo il motivo, poi andando a fondo... non avevano ricevuto la bolletta e non avevano ricevuto nemmeno il sollecito. Questo non è solo colpa di Poste Italiane, perché anche alcuni operatori privati, purtroppo, facendo una politica particolarmente aggressiva dal punto di vista del prezzo, poi non riescono a garantire un servizio che invece è importante. Questo mi fa pensare a un di servizio che ho lamentato io con Telecom, perché sì. Noi siamo, abbiamo come gestore Telecom, abbiamo sino avanti ieri, sino ad ottobre, tre bollette per tre numeri, poi uno l'abbiamo soppresso. E che succede? Che negli ultimi quattro mesi mi sono ritrovato ad avere delle comunicazioni solleciti di pagamento per bollettini che non mi erano mai arrivati in radio, e mi sono lamentato di questo. E questo e loro hanno detto: adesso faremo
faremo una segnalazione, gireremo questa sua segnalazione direttamente alle poste, non so a chi naturalmente ha la, ha la funzione di svolgere regolarmente questo servizio. Quindi mi fai pensare, dicendo queste cose, che non è cose rare, che ormai fanno parte della quotidianità, registrare dei servizi nel recapito, diciamo, della corrispondenza. Sì, sono sempre di più. Anche però, perché... Ma dove se le mettono queste lettere? Scusa, cioè, non, finiscono in un sacco. A volte sì, e non sono rari i casi in cui sono state trovate centinaia di buste nei cassetti della spazzatura. Adesso non parlo di poste, ma parlo in generale di operatori postali, quindi privati e non. Non sono rari i casi. Se uno va su internet e fa una ricerca, posta buttata via, posta ritrovata al fiume o cose del genere, c'è un operatore privato in particolare, non faccio nomi ovviamente, che però è famoso proprio perché fa prezzi talmente bassi che poi non riesce a garantire il servizio, tante buste, oppure deve avere il doppio dei postini per poter garantire un servizio. Chiaramente i costi poi lievitano, i ragazzi spesso vengono pagati a busta, quindi ogni busta per il postino, per la persona. Quindi il ragazzo sarebbe tutto, è nel suo interesse consegnare più posta possibile. Sì, vediamo un po' se è per noi. Pronto? Pronto, buon pomeriggio, mi sono sintonizzato da poco, sentivo il discorso, volevo dare un contributo. Allora, nel mercato ci sono diversi operatori, abbiamo, non so, TNT, Bartolini o altri. Sì, la mole di posta grazie a internet si è ridotta di molto, in quanto, non so, la pubblica amministrazione, prendiamo l'INPS, grazie al PIN ti mandano gli estratti conto, le comunicazioni o altro, e mole di corrispondenza che, diciamo, hanno da gestire. È ovvio che se la corrispondenza si riduce puntano in quel qualcosa che può dare guadagno, che è ramovita, assicurazioni, telefonia, assicurazioni per la casa o altro, ecco. E anche il personale che cercano, non so, un responsabile, un addetto per, non so, gestione dei titoli, per contattare la clientela, per seguire il portafoglio titoli, eccetera, ecco. Quindi non vedo nulla di strano. Per esempio anche la team, sentivo te Asterio, no? Oggi come oggi, grazie a internet, è possibile anche farsi spedire tramite mail il bollettino. Si stampa e si va in posta. Dopo ti dirò. Anche perché a me mi arriva la posta, pago 9 euro in più, qualcosa del genere all'anno, proprio per farmi mandare la posta, ecco, che potrei farlo anche io, diciamo, tramite email, solo che ogni volta stampare. Però voglio dire che è più che normale questo, cioè noi italiani, basta vedere adesso, il primo del mese pagano le pensioni. Io dico, benedetti Dio, c'ha il libretto, il conto corrente? No, l'italiano deve andare lì allo sportello per toccare il denaro solido, quando che c'ha il libretto. E cioè noi siamo proprio, non so, ancora siamo abituati con quel sistema. Stai vecchio. Per scadere, ti ringrazio Giovanni. Ciao. Beh sì, allora intanto la team non mi manda sempre il bollettino, lo dovrei richiedere, e semmai possiamo andare nel loro sito internet. Però spesso uno nella frenesia comunque del lavoro quotidiano non è che va a vedere, perde, dovresti farlo puntualmente ogni due mesi nello stesso periodo, ma sono tante le scadenze che fanno parte della tua vita, no? A cui dover badare, e quindi e per cui te lo dimentichi, poi dopo rispondi. Sì. No, io non, cioè, qua il punto non è se il personale che assumono siano consulenti finanziari o consulenti assicurativi, va bene, cioè, se vogliono spostarsi nel mercato assicurativo e bancario è giusto che assumano personale per poter dare un servizio. Il problema è che il servizio per cui nascono, ovvero la corrispondenza, deve comunque essere garantito. Poste Italiane è garante del servizio universale,
Non è possibile che se un'azienda, un professionista o un privato manda una busta, quindi ha bisogno di mandare una documentazione cartacea ad un'altra persona o ad un'altra azienda, questa non arrivi o arrivi con tempi estremamente lunghi, perché poi si crea un disservizio e possono esserci problemi anche importanti. Se un avvocato convoca un testimone in tribunale deve essere sicuro che arrivi con la busta. Se un amministratore di condominio convoca un'assemblea di condominio e per legge deve dare dei giorni di preavviso al condomino, è giusto che abbia dei tempi dove sa che quella comunicazione arrivi. Il punto ad esempio tutti i cosiddetti atti giudiziari, no? Che poi possono andare, come così viene menzionato nel fogliettino che ti lascia a casa quando non ti trovano, ma in realtà non ti trovano mai perché non bussano neanche, non ci perdono tempo, no, ti arrivano, puoi ritirare, no? La raccomandata, no? In tale giorno dalle ore alle ore. E naturalmente magari è una contravvenzione che tu hai preso per un eccesso di velocità con la Doverex, oppure è una convocazione, appunto, come tu dicevi, in tribunale. Sono atti importanti perché poi se non rispetti certe scadenze finisci per perdere anche quelle agevolazioni o riduzioni tariffarie che sono previste dalla legge. Pronto? Il fatto è che devi essere veloce, però sul discorso della corrispondenza hanno una concorrenza molto più feroce. Ricordiamoci che Poste Italiane, quando era pubblica, aveva una zavorra che tuttora ha, che è quella, diciamo, dei dipendenti surplus, debito che hanno con i rating, eccetera. Basta dire che, per esempio, l'Istituto Cesalpino, che sta lì al Lago Trasimeno, per mandarti il referto utilizzano Trago TRT, che in giro di pochi giorni ti arriva a casa il referto tramite corriere, perché è più affidabile. Il discorso è questo qua, ecco, cioè siamo partiti da un periodo, ricordiamoci i falsi invalidi che erano assunti in Poste. Cioè un'azienda per essere competitiva, non poi è che sopprime l'azienda private, per sopprimere il fenomeno di male gestione. Assumono, non so, c'è da spedire le bollette i primi del mese? Mettono l'annuncio, cercasi giovani volenterosi con patente, scooter o auto per trasportare corrispondenza, e li pagano 4 soldi, mentre Poste è costretta a fare i contratti, tredicesima, quello e quell'altro, i postini vecchi c'è ancora tutto il trattamento di quando erano, diciamo, sotto lo Stato. Cioè un'azienda deve essere anche competitiva anche con i costi, tutto quanto, ecco, quindi la vedo un po' dura, ecco, quindi è questo perché si sono trasferiti anche nella parte finanziaria. Ciao, grazie. Ecco, io avverto naturalmente che, come ci capita di fare sempre quando abbiamo delle trasmissioni anche in diretta, di lasciare aperto il telefono, però che sia una domanda secca e veloce, perché sennò qui togliamo quello spazio che proprio dovrebbe essere occupato, appunto, da chi in questo momento in nostra compagnia. Comunque lo 071 e il 757-4429 è il numero di telefono di Radio R. Allora, riprendiamo questo, cioè se le Poste hanno avuto un problema di essere una volta un carrozzone che si cerca adesso di magari trasformarlo in un'azienda più efficiente, non è per questo che il servizio deve essere annullato, diciamo così. Esatto. Anche perché, in quanto garante del servizio universale, nonostante buona parte di Poste è stata privatizzata, continuano a ricevere incentivi dallo Stato, proprio in quanto garanti del servizio universale. Certo. Ora, visto che i soldi che lo Stato dà a Poste sono soldi dei cittadini, uno si aspetta che se manda una lettera in un tempo decente, ragionevole, quella sia consegnata. Cioè, questo è il punto. Poi, se vogliono, pure c'era una volta che si faceva vanto dell'efficienza del servizio postale. Adesso una volta il postino era l'amico di famiglia, perché sapeva nel quartiere dove consegnava gli orari di tutti, e addirittura faceva in modo di passare solo se ti trovava a casa. Però parliamo di, e sapeva anche i fatti di tutti. Sì, sapeva anche, era un po' come il parrucchiere. Sì, sì, perché tramite la posta poi c'era quello che si confidava col postino, per cui
No, no, hai ragione. Come anche quello il fatto che se il servizio postale oggi, Poste Italiane, c'è la possibilità per il pensionato che vuol sentire con il tatto i soldi che percepisce mensilmente. Intanto il valore della moneta è un valore che non possiamo, a cui non possiamo rinunciare, dice, però ci sono i libretti, c'è il conto corrente, non è la stessa cosa, soprattutto per una persona anziana non è la stessa cosa. E poi la libertà della circolazione della moneta è una libertà che il cittadino ha diritto di reclamare e di avere, cioè per l'utilizzo della moneta corrente, quindi non è che viene sottratto un servizio soltanto perché qualcuno pensa che adesso possa essere sostituito con qualcos'altro, no? Se io voglio ritirare la pensione intera e contare i soldi lo faccio, ma però questo non accadrà più presto in Italia. E come vedi ci sono tanti servizi che vengono fatti e che se dovessero essere cancellati alcuni sportelli verrebbe a essere cancellato anche quel servizio che non è più strettamente postale ma certo, altro che fa poste, cioè appunto quello dell'assicurazione e così via. Ma allora che vantaggio avrebbe? Poste? Poste sta trasformando alcune figure che oggi si occupano di corrispondenza in altre figure proprio inerenti alle assicurazioni e al mercato bancario. E poi l'obiettivo di un'assicurazione non è tanto quella del piccolo cittadino, ma quella della grande azienda che fa grossi investimenti o fa grosse assicurazioni. E quindi a quel punto non ha più motivo di esistere uno sportello ogni tot abitanti, ogni tot chilometri, perché non è più il cittadino l'obiettivo, è il grande investitore, la grande azienda, è questo. Agisce come una banca. Agisce come una banca. Ma anche la banca aveva una volta interesse a aprire più sportelli possibili anche perifericamente. E infatti vediamo oggi purtroppo anche le banche. Che anche le banche stanno togliendo. Abbiamo visto qualche mese e fa, hanno ridotto il personale. La storia Banca Marche, insomma, fa un po' da apripista a tante altre situazioni che potrebbero accadere. Ma questo è un altro discorso e non sono io la persona adatta, insomma. Però è agli occhi di tutti. Tu ti sei portato un malloppo, no? Sì. Che testimonia che poi non è la storia di 20 anni, ma la storia di qualche mese. Sì, questa è una raccolta di articoli online tra novembre e febbraio, novembre dell'anno scorso e febbraio di quest'anno, quindi 3-4 mesi, di reclami di servizi nei confronti di Poste Italiane per il servizio di corrispondenza in quei posti dove è già cominciata la riorganizzazione, quindi la chiusura degli uffici e la consegna a giorni alterni. E sono da tutta Italia, ecco, Lucca, Frosinone, Lecce. Qui cosa succede già? Cioè che la posta non viene consegnata tutti i giorni? Guarda, leggo questo titolo della Gazzetta di Lucca del lunedì 13 febbraio 2017. Sì. Consegna della posta a giorni alterni, un disservizio annunciato da fermare subito. Ma poi è stato mai fermato? Continua? No, i sindacati si oppongono, i comuni fanno raccolte firme e quant'altro, il caso è arrivato anche in Parlamento, però loro proseguono per la propria strada. A questo punto chi è che può sostituire Poste Italiane? Ci sono diversi operatori privati, è bene che si scelga l'operatore giusto, perché a me mi è capitato di dover ritirare la raccomandata presso appunto un altro sportello che non era Poste Italiane, che operava qui a Recanati, e opera penso ancora, sì, a Recanati, sì, certo. Oppure addirittura una tabaccheria. Esatto, le soluzioni ce ne sono, ce ne sono diverse. Però non la consegnano loro la posta, sono un tipo particolare di posta che vai a ritirare. Adesso parlo nel mio caso, sì. La nostra attività, noi consegniamo direttamente la posta, quindi abbiamo il nostro personale che consegna la posta. Dove non troviamo la persona lasciamo chiaramente un avviso di giacenza, la indirizziamo nel punto più vicino, che per nostra scelta deve essere molto vicino al luogo della destinazione. Ma offriamo sempre la possibilità a chi riceve un nostro avviso di giacenza di ricontattarci e gratuitamente gliela riportiamo a casa. Ma queste agenzie private vivono di contributi statali? No.
Allora come fate a uscire con le spese? Perché tanto il personale ci vuole. Personale ci vuole, assolutamente sì. Per uscirsi con le spese bisogna puntare a offrire un servizio che la cui arma principale non sia un prezzo più basso, ma sia un servizio più alto. Quindi la nostra azienda è indirizzata proprio là. Noi non siamo un'azienda che ti dice: guarda, con me spendi un euro in meno. No, con me il prezzo. Quindi ci sono altri sportelli oltre Posti Italiani in cui uno può andare a fare una raccomandata o a imbucare una lettera da spedire. Poi questo... alcuni sportelli privati lo fanno, sì. Già lo fanno. Già lo fanno. Non ho capito. Qui altri si rivolgono principalmente a professionisti e aziende, o comunque permettono tramite licenza alle tabaccherie di poter diventare un loro punto spedizioni. Quindi la persona che va in tabaccheria magari a comprare il francobollo può anche lasciare la busta lì o la raccomandata lì, e poi l'agenzia privata passa, raccoglie le buste, le inoltre, le spedisce, le consegna. No, questo mi fa pensare, tutto mi torna, perché se mio figlio c'è una tabaccheria non fa ancora con le lettere, però i pacchi sì. C'è un'agenzia che si appoggia, esatto. La strada è proprio quella, simile a quella che hanno addirittura l'altro giorno consegnato due copertoni di un camion, non sapevo dove metterli. Beh, chiaro, questo in tabaccheria la busta è più facilmente gestibile, il copertone veramente era una cosa ingombrante, è impegnativo, sì. Però significa che queste agenzie di viaggio e di trasporto di merci, no, di spedizioni, lavorano in cui comincia già a lavorare in questa maniera, non ci si rivolge più all'ufficio postale per fare, anche perché è più oneroso, ho un'impressione. Anche come spedizione, io quando ho dovuto mandare anche della posta piccoli pacchi, generalmente mi sono servito del privato, anche all'estero, più che dei Posti Italiani. A parte era più laborioso il meccanismo, ci sono dei cartoni già confezionati nelle loro giuste misure, no? Poi non so, non devi mandare oltre un certo peso, comunque ecco, diventa quasi un problema spedire con il privato. Rimane un po', ci pensa lui, sì, a confezionare, se ti dà una mano. No, assolutamente. Vero? Il lavoro del privato è quello proprio di semplificare a chi deve fare una spedizione il lavoro, garantendo però un servizio. Quindi per garantire un servizio chiaramente bisogna tenere dei costi, perché se abbasso troppo il prezzo di una spedizione poi non ci sto dentro con col personale e certo, con tutto il resto, certo. Quindi anche se mi rivolgo a un privato, insomma, fare attenzione, perché come in tutte le cose, se il prezzo è troppo basso probabilmente dietro è difficile che ci sia un servizio. Il privato lavora anche con la marca da bollo classica di Poste? No, no. Il privato ha una propria... Quindi anche le marche da bollo, cioè le marche, i francobolli, volevo dire. No, ha un proprio... timbro? Timbro, sì. Quindi anche il francobollo è destinato a scomparire, comunque se ne si riduce molto... Sicuramente sì. L'utilizzo di questo sistema di affrancatura, diciamo così. È interessante anche sotto certi aspetti, diciamo anche preoccupante. Ma questi 52 sportelli del Maceratese, sì, secondo la tua esperienza, visto che in altre realtà d'Italia già è in atto questa riduzione, quando potrà avvenire? Ma e poi riguardo cittadine come Acquacanina, Piro, Pignano. Sì, qua hanno fatto un elenco in questo. Però non è completo, mi sa. No, non è completo. Le nostre fonti dicono che sarà fatto entro il 2019. I 52 uffici non saranno tutti chiusi, alcuni saranno. Ci sarà una riduzione d'orario, alcuni invece saranno proprio soppressi. E ripeto. Poi è uscito un secondo articolo dei sindacati che hanno negato, sì, la notizia. Sì, sì. Si sono precipitati. È una storia che in altre parti d'Italia è già stata vista, cioè esce la notizia, il sindacato la smentisce, poi nel giro di qualche mese in realtà il piano comunque inizia. Punto. Perché
è già stato fatto in tutta Italia. Ma in questo caso che funzione c'ha il sindacato? Cioè che interesse c'ha buttare, gettare acqua sul fuoco quando poi il in realtà sindacato, il fuoco teoricamente tenta di tutelare i lavoratori, perché insieme alla... Beh, non li tutela mettendo la testa sotto la sabbia, semmai li tutela affrontando il problema. Ma io non metto in dubbio che il sindacato tenti la strada del dialogo. Il problema è che spesso dove è già iniziato non ha portato a nulla. Ho capito. E sì, anche perché effettivamente questo grido d'allarme aveva subito mosso il giorno dopo la CISL, che dice che il piano quadriennale è al momento congelato, quindi non escludo neanche loro che possa andare avanti, dice al momento congelato, poi quando lo scongeleranno non si sa, è sempre a sorpresa. E per la riduzione dell'orario noi già ce ne siamo accorti da diversi anni, che alcuni sportelli addirittura postali, soprattutto nel periodo estivo, non lavorano più di pomeriggio, non lavorano più sabato mattina, è ulteriormente ridotto a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo chiudono. Realisticamente parlando, la maggior parte di uffici postali sono aperti soltanto al mattino. Nel periodo estivo alcuni non sono aperti nemmeno tutte le mattine, cioè stanno aperti un giorno. Questo dei centri più piccoli, un giorno no. Ma io faccio un esempio senza dire l'ufficio specifico, certo. Ma a Macerata l'ufficio postale vicino alla nostra sede in estate, da metà luglio per tutto agosto, è aperto un giorno sì un giorno no, quindi è aperto lunedì, mercoledì, venerdì e martedì e giovedì e sabato è chiuso, o viceversa, comunque tre giorni a settimana per tutto il periodo estivo, con persone che sì, non è che lo comunicano, cioè attaccano un cartello, sì, sì, quella persona arriva lì e dice ah, oggi è chiuso, ok, torno via, e magari visto che è aperto solo 4 ore aveva preso anche un permesso dal lavoro proprio per poter andare all'ufficio a pagare il bollettino, la multa, quel che era. Beh, a me ha fatto un po' rabbia poi qualche settimana fa, era che sono andato a ritirare la posta, c'era chiusura a mezzogiorno e mezzo, io ero arrivato a mezzogiorno e 20 e pure una porta era già chiusa delle poste, naturalmente stavo dando lo straccio sul pavimento, quindi si erano avvantaggiate, che ti devo dire. Comunque no, adesso a parte questa osservazione, però è vero, è reale, no? Quindi c'è già una riduzione del personale in atto da tempo, quindi Poste non assume più, oppure assume soltanto personale qualificato che magari a cui fanno fare dei corsi per specializzarli appunto nella vendita di assicurazioni o di, sì, o di quant'altro, che non riguardano anche come stare su uno sportello a ricevere il cliente. Anche qui rischiamo ad aprire un vaso di Pandora sulla formazione in ambito bancario e assicurativo. Cioè è un discorso un po' delicato, ma ora fare di tutta l'erba un fascio è sicuramente sbagliato. Allo stesso tempo diverse persone, cioè una parte del personale di Poste che propone servizi assicurativi e bancari non è abbastanza formato. Non è abbastanza formato. E il problema qual è? Che soprattutto la persona più anziana che vive Poste Italiane come era 30 anni fa, va in posta, ha la massima fiducia, se l'impiegato gli dice qualcosa non va nemmeno ad informarti, cioè sulla fiducia va. E non sempre questa fiducia è ben riposta, diciamo così. Un nostro cliente assicuratore che ci raccontava che sono delle sorprese poi. Cioè anche in caso di terremoto ci sono stati dei casi dove era stato assicurato il contenuto e non l'edificio. Quindi il contenuto è rimasto intatto, l'edificio però ha gravi danni, ma l'assicurazione non copre. Contenuto, c'era quello che c'era dentro. Che c'era dentro. E se l'edificio crollava e distruggeva il contenuto, okay, va bene, okay. Però capisci che se crolla l'edificio, il valore del contenuto rispetto al valore dell'immobile è abbastanza diverso. Diverso, certo. Cioè, la persona, ok, sì, mi risarcisci l'armadio, la cucina, il letto, ma le mura chi me le ridà? Certo, magari non si pensa a terremoto. No, uno spera sempre che non si verifichi, ci mancherebbe.
E va bene. No, è capitato pure, no? Perché poi parlando ti vengono in mente un po' i casi specifici, che avevamo necessità come radio, quando ancora i voucher potevano essere acquistati, e si potevano acquistare o in tabaccheria o alle poste. Esatto. Tabaccheria non c'è stato mai nessun problema, un'operazione agevolissima, davi i soldi e ti davano i tanti voucher che avevi acquistato. Io ho provato una volta alle poste, sono stato lì, non ti nascondo, 45 minuti, perché l'impiegata non riusciva a capire come poter acquistare questi voucher. Loro hanno questo servizio, ma non c'era nessuno che era preparato per poter accontentare il cliente. Sono rimasto esterrefatto, dico, ma questo perché? Perché io noto che c'è una grossa impreparazione in tutti gli uffici, in molti settori pubblici. Oggi si parla tanto di qualificazione personale, di formazione personale, ma il personale è molto indietro, sia nella conoscenza delle leggi, almeno quelle che predispongono o che devono far rispettare, no, in funzione all'attività che svolgono, e quindi vanno così per esperienza, perché quello un po' più anziano gli ha detto quello che deve fare. Esatto. Ma una scuola di preparazione non c'è, non lo vedo, e questo è un grande danno, perché nel settore pubblico significa che quando c'hai già una burocrazia che è antipatica, in più c'è una burocrazia incompetente, diventa la somma della disperazione per l'utente, veramente. Benissimo, caro Thomas Graziosi, che cosa possiamo quindi concludere? Cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori? State tranquilli che fra poco non riceverete più posta neanche a casa, no? Cioè, informatevi, perché magari invece di Poste Italiane potrebbe esserci altri che fanno questo servizio. Allora sì, per chi deve fare spedizioni può informarsi, perché ci sono altri operatori privati che possono dare un servizio. Ma ci si informa sempre tramite internet? Beh, su internet sì. Perché io capisco già una persona sopra i 50 anni che magari internet non lo usa, a meno che non hai, è una questione che sì, lo devi fare perché fa parte della tua vita, non farlo. Il problema vero non è tanto quando tu devi fare una spedizione, che puoi informarti e trovare altri metodi per spedire in maniera più veloce, sicura, eccetera. Il problema è quando tu ricevi della posta, perché sì, chi ti spedisce utilizza un operatore che poi ha problemi in consegna, tu non puoi saperlo prima. Cioè, se Telecom ti manda la bolletta, tu non sai con chi te la manda. Però magari di fare attenzione, se so che devo ricevere della posta, di controllarla, e nei casi dove non lo so, come se, non so, se prendo una multa, magari non lo so, lì c'è un problema, perché se poi chi mi spedisce la multa si appoggia a un operatore, come potrebbe essere Posti in alcuni posti d'Italia, dove la busta non mi arriva, io ho un disservizio, e questo l'utente non ha controllo. Cioè, non ha controllo su chi, quale operatore utilizza, chi invia la posta a me. Ho capito, certo. Cioè, l'ho detta un po' contorta. No, stavo pensando, ma allora, però, ad esempio, la possibilità che tu hai, no, se ti arriva una multa, di pagare un terzo di meno di questa multa pagandola entro 5 giorni. Questi 5 giorni comunque scattano sempre dal momento in cui ricevi la posta, anche se la ricevi in ritardo. Sì. Sì, assolutamente, per fortuna. Per fortuna, se no siamo... Sì, dal momento in cui io firmo che ho ricevuto la raccomandata che mi notifica la multa, da lì partono i 5 giorni per... Però è anche vero che è anche vero che se uno ha interesse di ricevere la posta tempestivamente, no, questo diventa sempre più difficile. Sì. A meno che non cominciamo a organizzarci come cittadini, rinunciare all'idea che esista soltanto Poste Italiane, che sino adesso è stato, diciamo così, lo sportello per antonomasia, no, del cittadino medio, perché anche i privati si stanno organizzando. Assolutamente sì, anche nella scelta del privato, però fare attenzione,
Beh, uno perché può sperimentare e passare da un privato a un altro. Assolutamente sì. Punto. Quindi magari poi vede che quello che io offro più miglior diciamo servizio. Che prezzo basso può fare insospettire. Può fare insospettire, sì. È un indice. Il prezzo troppo basso, insomma. Se Poste fa pagare una cosa 10 e l'operatore privato la fa pagare 1, probabilmente c'è qualcosa che non torna. Magari l'operatore privato potrebbe farla pagare lo stesso 10, ma garantire un servizio, oppure 9, oppure 8, oppure 7, ma 1. Ecco, io capisco una cosa, voi non lavorate con il francobollo, no? Classico, per dire, cioè un'agenzia. E come fate allora a far pagare il privato che riceve la posta? Lo Stato se lo fa pagare tramite il francobollo, sì, no? E quindi 100 lettere alla fine. Beh, no? Il servizio privato chiaramente non dà un compenso allo Stato. L'operatore privato ha una licenza rilasciata dal Ministero che ogni anno deve rinnovare, e quello è quello che lui... Cioè uno però spedisce la lettera, la spedisce pagando un tot privato all'operatore privato. Esatto. E quindi senza la francatura classica, no? Ti dice, per spedire questa lettera ci vuole 50 centesimi, per dire. Esatto. E basta, te la timbra, poi verifichi se arriva a destinazione in tempi ragionevoli. Assolutamente. Va benissimo. Allora, lo verificheremo, vedremo se è tutta una questione di cratere, ma il cratere voi sapete che poi alla fine finisce, e quindi le cittadine che erano state menzionate in questa famosa interrogazione della Terzoni, in cui c'era anche la nostra città di Recanati, fra le città un po' più, diciamo così, numerose come popolazione, insieme a Tolentino, insieme ad altri, potrebbero appunto subire una riduzione degli sportelli postali. Però tutto questo non è la fine del mondo, perché appunto, come nei gestori della telefonia, abbiamo più gestori e oggi possiamo, informandoci, trovare il gestore che magari ci rifila meno patacche, perché realmente poi le sorprese vengono dopo il contratto. Qui non c'è da stipulare nessun contratto con le agenzie postali. Se ti va bene il servizio lo fai, se no ti rivolgi a un'altra agenzia, non è che ti fanno pagare una multa per aver abbandonato, no, per aver abbandonato appunto l'agenzia a cui ti sei sempre rivolto. E per Poste Italiane questo è una, costituisce una concorrenza che forse non sente tanto, se poi ha diversificato i suoi prodotti. Ah, certo, diciamo così. Chiaro. Anzi, Poste Italiane è in crescita proprio grazie a quegli altri prodotti, perché mentre perde quote di mercato sul settore corrispondenza, ne guadagna sul bancario, di cui sembra non interessarsi più di tanto, acquista. E le banche soffrono invece la concorrenza del servizio postale? Forse più le assicurazioni. Forse le società di assicurazioni, certo. E oltretutto le assicurazioni, cioè, paradossalmente un'assicurazione che spedisce i propri avvisi di scadenza RC Auto tramite Poste Italiane sta dando il suo bel database in mano a un concorrente che da qui a qualche mese entrerà anche nel mercato RC Auto. Non so se ho passato. Sì. Senza rendersene conto. Possibile che non abbiano valutato questo? Tanti non ci pensano, perché io lavoro tutto il giorno, ho mille cose da fare, non sto a pensare anche che magari tra due mesi Poste inizia a fare anche le RC Auto e io mando i miei avvisi tramite Poste, quindi oltre che finanziare un mio concorrente, gli do anche il mio database clienti in mano. Certo, a cui può scriverti o farti una telefonatina. Sì, o semplicemente insieme alla lettera imbuco un volantino. Certo. È talmente facile che... Certo, ma questa sarebbe un po' di concorrenza sleale. Se fosse fatto, sì. Io mi auguro che ovviamente non sia fatto. Io, se fossi un assicuratore, eviterei. Visto che ho altre possibilità, eviterei di servirmi di Poste Italiane a questo punto. Sì. Un consiglio che potete accoglierlo con Va benissimo. Siamo stati allora con Thomas Graziosi qui a parlare
delle poste della nostra corrispondenza, di quello che rischiamo in termini di servizi qualora appunto venissero soppressi molti sportelli, ma il rimedio c'è, l'alternativa c'è, basta informarsi. Ti ringrazio. Grazie, e a presto. Grazie a te, Stereo, allora. E buona serata a tutti.